Alice? Come sei combinato? Vai in negozio che ti sta aspettando Giacomino, dai, devo andare a lavoro nella Octopus. E mi dice che non faccio. Vedi che sono tuo marito. Do una riflessione nella tua vita. Quando vado andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Per tutte le persone sei la sola che colma perfettamente lo spazio che tra le dita. Quando ti divengo sei di me, non ci sarà più niente. Il cielo sta piangendo, nessuno sente. Come se ci stessimo aspettando da. Ciao, io sono Crazy e oggi non c'è Alice. Mi sa che ultimamente lo sto dicendo troppo, non c'è Alice, ma vabbè. Allora, ho visto certi video, ok, su YouTube, dove facevano praticamente il risveglio la mia ragazza nella realtà virtuale, risveglio la mia ragazza, boh, insomma, un tanti risveglio la mia ragazza. E allora mi sono chiesto, ma se Alice dorme tutto il giorno, perché non fargli uno scherzo del genere? O meglio, non è uno scherzo, perché lei non ci crederà mai. Ma voglio vedere la sua reazione ad Alice che si risveglia nel futuro. Io vi dico che prima di iniziare voglio un pollicione all'insù, un'iscrizione e una campanella assolutamente, perché stiamo per creare l'epicità, ve lo dico. Ragazzi, però prima di iniziare col vero e proprio, boh, non è uno scherzo, comunque col vero e proprio video, vi voglio far vedere Alice, no, perché magari può sembrare veramente falsa come cosa. Cioè, se io la vedessi direi, ma è falso, ma lei dorme tutto il giorno, regà, non sto scherzando. Cioè, io penso che sia la ragazza che dorme almeno 15 ore al giorno. Scacciatore, sta dormendo, regà, sta dormendo. Si è addormentata. È assurdo, regà. Che dorme tutto il giorno. Vabbè, buonanotte, amore. Comunque, detto questo, eccoci qua di nuovo qua in fondo alla casa dove lei non ci sente. E direi di iniziare. Quindi adesso vedrete un Crazy nel futuro quando schioccherò le dita. Ok, direi che è veramente, ridicola, sì. Però, regà, è più... è una parrucca da indiano, regà, non lo so. Comunque, vi informo di una cosa. Per rendere ancora di più figa la cosa, ho preso l'iPad e il telefono di Alice. Che schifo, i capelli mi stanno andando dentro... E ho deciso di cambiare la data e di mettere 2034. Raga, come in questo momento state vedendo, ho impostato data nel... Ora, si mette a fuoco. 14 febbraio 2034 e sono le 9:30, raga. Sti capelli mi stanno dando un fastidio allucinante. Veramente non vedo più niente, ma sarà veramente un delirio. Io adesso vado a piazzare la fotocamera là e vediamo che cosa succederà. Ovviamente l'ho impostato anche nel suo telefono. E raga, non ci crederà mai. Però comunque è bello vedere la reazione, no? E uno si sveglia e vede che uno crede di essere nel futuro. Vado anche ai vostri genitori, vi prego. Vi prego. Prego, raga, e fatemi sapere come vi è venuto. Quindi andiamo là dentro e let's go. Ci siamo. Alice? Dai, Alice, dai, sveglia. Amore, dai. Amore, dai, sveglia. Come sei combinato? Dai, veloce, vai in negozio, dai. Vai in negozio, smuoviti, dai. Dai, smuoviti! Perché? Amore, è tardi, devi andare in negozio. Sono le 9:30, dai, dai, smuoviti, vai in negozio. Vai in negozio che ti sta aspettando Giacomino, dai. Ma chi è Giacomino? Allora, hai voglia di scherzare? Per favore, vai in negozio, dai. Ma perché una parrucca? Allora, ok, ti sei svegliata, adesso basta. Devi andare in negozio, ti sta aspettando Giacomino. Ma chi è Giacomino? Giacomino, quello che ha aggiustato il PC. Per suo figlio, Filippo. Chi è? Giacomino, ma ci sei o ci fai? Quello che ieri ha portato il computer, aggiustare. Il computer ad aggiustare. Cosa? Allora, perché è una parrucca? Allora, ascolta, devi smuoverti, devi andare. Oh, ma ci sei o ci ma fai? Ma sei che tiro? No, vabbè, che tu lo vuoi o no, hai un negozio da gestire. Stai scherzando? Ma vuoi guardare l'ora? Vuoi guardare l'ora, per favore? Ma perché una parrucca? Vuoi guardare l'ora? 14 febbraio, martedì. Come 14? Ma sei scherzando? Oh, ma ti svegli? Oh, devi andare al negozio! Ma sei scemo? Devi andare. Guarda, non è vero. Come guarda, non è vero? 14 febbraio. 14 febbraio! Ti smuovi che c'è il Giacomino e il figlio di Filippo che ci aspetta. Ma la finisci, dai. È stata una pessima idea creare un negozio con te, veramente. Ma che negozio? Guarda, la prossima volta come sono. Ma che negozio è? Ma sei scemo? Ma che febbraio? Ma se siamo a giugno?
Ma dove sei rimasta nel sonno? Oh, hai dormito? Vedi che hai avuto un attacco cerebrale, secondo me. Ma che problemi hai? Che anno siamo? 2020. Che anno siamo? 2020. Che anno? 2020. Guarda il telefono. Ah, ma sei scemo, amore, nieve. Ma ti do questa parrucca. Ma stai scherzando? Veramente, oh, con una ragazza come te. Ma ti alzi, per favore. 2034. Come? Allora, se dobbiamo andare ancora a fare video su YouTube come l'anno scorso, dimmelo. In perché che senso, come? Ascolta, c'è Giacomino, il figlio di Filippo. Ma chi è Giacomino? Ma me la smetti? Siamo nel 2020. Io ma devo perché? Devo andare a lavoro nella Octomus. Che è sta Octomus? Ma ti svegli, l'azienda in cui lavoro. Perché mi dice pure qua 2034? No, dai, ma che è? Ma siamo nel 2020. Siamo nel 2020. Sì. Ti sto dicendo che devi andare in negozio. Ma che negozio è? Ma sei ritardato. Di che negozio parli? Io mi sveglio e mi trovo il mio ragazzo con una parrucca e mi dice che non faccio. Vedi che sono tuo marito. Vedi che sono tuo marito. Stai scherzando. Sto scherzando, va bene. Ascolta, nel 2034 i maschi si mettono i capelli lunghi. La smetti? Che di toccare i miei capelli? I capelli colorati, guarda, ci sono ancora. Ma lo sai che devo andare nella festa in maschera in azienda? Io non capisco. Festa in maschera? Ma quale azienda stai parlando? Scusa. Allora devi andare in negozio. Ma che negozio è? Entrare che mi dici il negozio? Che negozio è? Che negozio è? Che negozio che è? Negozio il è? Nostro negozio ci siamo aperti 2 anni fa. Ci sei, ci vai, va bene, ok. Dai, allora, quando ti svegli, ma io ti porto andiamo in ospedale. Ma mi sa che ci devi andare tu in ospedale, 2034. Aspetta, forse è quell'amnesia che tipo ti fa rimanere indietro nel tempo. Sei scemo. Aspetta, fammi controllare la schiena, scusami. Cosa nella schiena? Ma sei rimasta normale, tutta intatta. Va bene. Ma che problemi hai? Va bene. Allora, quando tu... capirai di essere nel 2034. Fammi un fischio. Andiamo all'ospedale, dai. Ma che ospedale? Andiamo in ospedale. Ma sei scemo? Vedi che sei rimasta indietro nel tempo. Ma mi sa che tu sei avanti nel tempo, no io. Dove ma... sta? Dove alloggia mia madre? A casa tua, qua. Con noi. Mia madre è andata all'estero in Grecia un anno fa. Oh dai, stai scherzando. In Grecia, e tuo padre pure, tutta la tua famiglia è andata lì. Vabbè, allora, 14 marzo, come vedi, cioè pure il mio Apple Watch. Adesso cambio l'ora nel mio coso. Scusa, eravamo a febbraio, non a marzo. 14 febbraio. E perché mi dice 14 marzo sto coso? Veramente siamo a giugno, però vabbè. Siamo a febbraio. E perché sei maniche corte? È impossibile trollarti a te, vero? Dai, è uno scherzo. Dai, non fare la falsa perché lo avevi capito. Un po' sì, però dico, cioè, quella parrucca poi. Questo è... Che domanda ti sei fatto? Ci sei o ci fai? Regà, però, dai, dillo. Il telefono, il cambio di data è stato geniale. Io sono rimasta scioccata. Anche però il suo telefono, regà. Febbraio. Vabbè, ha cambiato la data. Poi apro il suo telefono pure 14. E poi perché l'Apple Watch mi dà, regà, non si vedrà ora. Vabbè, ho detto sarà una cavolata quando il suo mi dà 14 marzo, regà. Ecco, quando il suo Apple Watch diceva 14 marzo, ho detto vabbè, sarà una cavolata. Nulla, ragazzi, era ovvio che, cioè, almeno che non si faceva falso sto scherzo. Oddio, ma siamo nel futuro. Però era impossibile, regà. Era veramente impossibile trollarla così. Nel 2034. Regà, io non lo so, boh, io non ce l'ho fatta a farla credere. Boh, magari c'è chi ce l'ha fatta. Io non ci sono riuscito perché è troppo furba per capire che non è nel futuro. Almeno lì ci arriva, dice. Almeno lì ci arriva. Ragazzuoli, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino alla fine. E niente, siete nel 2040. State guardando questo video nel 2040. In realtà voi non lo sapete, ma siete tutti stati rapiti da il dottor Frankenstein. E siamo al 30 febbraio. Al 30 febbraio, ragazzi. Quindi state attenti. Vi stiamo scrivendo dal futuro. Esatto. Siamo qua nello studio di Crazy Mad per fare un video epico. Vi vogliamo bene, prossimo video. Ciao. È stato un po' ignorante questo video, beh, ammetterlo, però raga, ci stava. Svegliarmi così è un trauma. Raga, voi come l'avreste presa? Scrivetela nei commenti, mi raccomando.